Sabato 24 marzo si è svolto Nobilita, il Festival della Cultura del Lavoro presso l'Opificio Golinelli di Bologna, un'occasione per gli studenti per approcciarsi al mondo del lavoro. All'interno del mondo della moda, del fashion, ci sono un sacco di professioni, tra l'altro un sacco di professioni che si stanno evolvendo, quindi dipende da che cosa uno vuole fare. Diciamo che nel mondo educativo direi che ci sono gli istituti tecnici, tessili, dove si diventa dei professionisti per ad esempio costruire il tessuto, come costruire il tessuto. Poi ci sono le università, c'è una bellissima università a Venezia pubblica, tra l'altro lo UAV, che ha all'interno tutto un comparto legato al design e al fashion, ma ci sono anche istituti privati molto importanti. Poi ci sono anche tante università importanti all'estero, per esempio c'è il St. Martin a Londra, però l'Italia rimane proprio per la sua vocazione molto, molto fashion. Tenete conto che il PIL, cioè il prodotto interno lordo nel mondo della moda, è un pezzo importante di tutto il PIL generale, credo arrivi su attorno al 15%. Secondo me è determinante bilanciare il curriculum. La parte di competenze non può dire praticamente niente se non gli studi fatti. Gli studi fatti possono essere però integrati con un'esperienza lavorativa di un mese, con un mini corso all'estero, con un approfondimento su una lingua specifica, con un sottocorso, col volontariato. Sono tutti spunti che verranno chirurgicamente esaminati, sono piccoli elementi che però possono caratterizzare in maniera estremamente interessante anche un curriculum apparentemente vuoto. Mi sento di dire di cercare di personalizzare anche il più possibile il vostro curriculum, sia per l'azienda verso cui vi candidate, sia con le vostre idee, le vostre caratteristiche, quindi far trasparire appunto da un curriculum che all'inizio per voi che appunto vi approcciate al mondo del lavoro sarà più o meno simile per tutti, e mettere in evidenza quelle che sono le vostre caratteristiche, quindi hobby, passioni e perché no anche una breve descrizione di quelli che sono i vostri obiettivi professionali e cosa vorreste andare a fare, insomma. Io sono il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, che vuol dire quello che era una volta la vecchia facoltà in sostanza. Penso che possa essere interessante condividere con voi un'esperienza che riguarda l'introduzione del lavoro nel processo formativo. Noi abbiamo avviato una sperimentazione alcuni anni fa che propone a un numero delimitato di studenti un curriculum a numero chiuso al terzo anno della triennale. Quindi questi studenti, che sono selezionati sulla base del fatto che siano veloci nell'acquisire i crediti e con delle medie alte, poi vengono selezionati con un colloquio, stanno adesso nel numero di 40 e dedicano il secondo semestre del terzo anno a prepararsi a un tirocinio di 350 ore in tempo per laurearsi a luglio, se vogliono, quindi senza rallentare la loro carriera. Come si preparano a questo tirocinio? Si preparano con una formula che abbiamo costruito nel tempo, che non è nata da subito nello stesso modo e che è ancora in costruzione, che comunque attualmente prevede 120 ore fatte in modo molto intensivo, vuol dire 8 ore al giorno, quindi 120 ore fatte in 5 settimane, con dei moduli che sono di solito di un giorno, quindi si succedono diverse discipline che vanno dall'analisi dei bilanci al laboratorio di Excel, molta didattica interattiva, quindi un business game, un trade game e un laboratorio di design thinking che abbiamo fatto quest'anno qui alla Fondazione Golinelli, un laboratorio di preparazione al colloquio di selezione. Hanno a disposizione una psicologa con un voucher di 2 ore individuali e alcune ore di laboratorio invece in comune, tutto questo per introdurre nel loro percorso di vita
una finestra di esperienza il più possibile adulta nel mondo del lavoro. L'obiettivo è questo, cioè farli entrare nel mondo del lavoro non tanto come junior, ma come al pari dei loro colleghi, in modo che abbiano gli elementi per decidere del loro futuro. L'espressione che diciamo è quella che cerchiamo di mettere in mano a loro il volante del loro futuro in tempi interessanti, diciamo. E alla fine, insomma, è un esperimento buono, ecco. Ha un punto critico, naturalmente, che sono i numeri, perché noi abbiamo 600 matricoli e loro sono 30 o 40.